24 ottobre 1942. Depressione di El Kattara. Si gioca la carta decisiva della campagna d'Africa. Chi vince qui vince la guerra. Qui staremo, vivi o morti, finché Rommel cederà. Porca vacca! Qui ci ammazzano tutti! Per la prima volta, un'imponente troupe cinematografica, dopo 3 anni di preparazione e con mezzi giganteschi, girando sui luoghi stessi dove si svolsero i reali avvenimenti, ha portato sullo schermo una delle più epiche battaglie della storia moderna. Una battaglia che decise una guerra. Fuoco! Spiegate ai comandi della RAM e della Folgore l'estrema importanza di una loro resistenza per almeno 24 ore. E questo significa anche che la RAM e la Folgore dovranno sacrificarsi. Ti vedo triste. Cos'è? Ti ho rovinato l'ultima serata. Non voglio morire io! Non voglio morire! Avrebbero voluto vivere. Avrebbero voluto divertirsi. Dove arriva il maresciallo Morri? Arriva il vino! Eccolo qui! Per loro una bottiglia era sinonimo di allegria. Divenne invece strumento di morte. Fuori con le bottiglie! Fuori! Per chi non esce ne becca una in fronte! El Alamein. Due parole che in arabo vogliono dire due bandiere. La loro, difesa da centinaia di Sherman. La nostra, difesa solo dal nostro coraggio. Tu, butta via la pistola e scendi. Metta giù quella pistola e lei impedisca che si commetta un assassino. Migliaia di morti in una sola battaglia giocata da uomini come Rommel, come Montgomery, ma che ebbe per veri protagonisti i ragazzi della Folgore. In quell'inferno di sabbia rossa di sangue, a un pugno di eroi, unici superstiti di un'intera divisione, venne reso dal nemico l'onore delle armi. Erano soldati italiani, ragazzi che avevano creato una leggenda lottando come belve in quella che passò alla storia come la battaglia di El Alamein.